Giorni di preghiera, grazie e festa per tutti i fedeli della città di Modica. La reliquia del cuore di Padre Pio, dopo aver dimorato nel convento dei frati cappuccini di Modica, ieri pomeriggio è arrivata in comune, accolta dal sindaco Maria Monisteri, dal presidente del consiglio comunale Maria Cristina Minardo, dagli assessori e dalla comunità tutta. Un momento di grande emozione qui nell'aula consiliare del Palazzo di Città. Abbiamo avuto l'onore di ricevere la reliquia del cuore di Padre Pio, del santo da Petralcina che leggeva il cuore, quindi chissà questo cuore, perché il cuore lo si legge solo attraverso il cuore, quanto sapere c'è, e spero che sia quel sapere che rimanga qui all'interno di questo palazzo e che ci guidi nell'amministrare con tanto buonsenso e anche con quello spirito cristiano che non deve mai mancare ad un amministratore. La reliquia, contenuta in una teca a sua volta racchiusa in un'ampolla di vetro, è stata poi portata in processione fino alla chiesa di Santa Maria di Betlemme. Siamo ormai giunti alla conclusione di questa peregrinazio del cuore di Padre Pio a Modica. Abbiamo vissuto davvero dei momenti molto profondi di spiritualità e poco fa siamo stati proprio nella sala consiliare del comune di Modica e davvero è stato un momento molto commovente, dove abbiamo ricordato anche il rapporto di Padre Pio con le autorità civili, ed ora siamo qui in questa bella chiesa in attesa di celebrare con l'arcivescovo di Noto e quindi vivere questo momento conclusivo. Vogliamo affidare al cuore di Padre Pio tutte le intenzioni che la gente ci ha consegnato in questi giorni e siamo sicuri che Padre Pio avrà sempre un occhio di predilezione per la gente così devota che vive qui a Modica.